Ci siamo! Ciao! Ciao! Grazie che mi hai invitata! Come sono contenta! Super super Isa! Come sei bella con quel cerchietto, col vestito tutto con i fiori, Ma l'ho preso meraviglioso. dalla migliore, guarda lì che bella gattina, super bella, tutta fashion. Oggi sono però di nero vestita perché ho detto devo fare esercizio, mi devo mettere giù, rotolà, bisogna un attimo mettersi comodi. Allora ho detto siamo tutti Va gialli. bene, Comunque, compensiamo. io ve lo dico, allora aspetta, incominciamo già a dirlo pubblico perché è sempre così, Siamo in diretta, quindi potete farci un sacco di domande, tutto quello che volete. Io mano a mano pubblicherò le domande. Però Esatto. adesso ve lo dico, noi siamo qua perché oggi è la giornata mondiale della yoga. E quindi io che ho questa amicizia con una persona importante e brava, ho detto, ciò che la chiamiamo, gli chiediamo se viene qua da noi a bussare alla porta di Feste Bimbi per far vedere a tutti i bimbi una serata diversa, particolare, in un giorno specialissimo. E Ma così Vanessa certo, come potevo dire di no alla super regina delle feste dell'animazione? Super! Quindi, no, cosa dici? Certo, sono super, super contenta. rimaniamo a tempo. Diciamo che ci siamo divertiti in questa quarantena, abbiamo scoperto un sacco di cose, tutte tecnologiche, al che vediamo di sfruttarle al meglio per fare un Bravissima! po' di compagnia a tutti. Ma infatti io, Isabella, ti devo fare i complimenti perché sei stata veramente una delle poche, anzi forse l'unica. Ciao Sara, già ci saluta. Ecco, Sì, una ci delle siamo. poche che è veramente riuscita a mantenere gioia, animazione, allegria da dare ai bambini. Ciao Luca! Ciao Luca, proprio perché ti sei veramente Mano a mano adesso arrivano anche i impegnata. commenti, li salutiamo. Ma sì, dai. Grazie per questi complimenti, Vanessa. Noi ci abbiamo provato e questa sera siamo qua assieme, Sì, quindi questa è la cosa bella, super. tutte le iniziative positive. E quindi dici, perché noi qua oggi dobbiamo imparare, dobbiamo anche sfatare un sacco di miti, perché io pensavo che fare la yoga era solo fare om, Ma non lo sapevo, com'è sta cosa? Mi hai detto che ci allora. sono un sacco di cose. Esatto, allora iniziamo proprio a sfatare questo mito perché tantissime mamme mi dicono: ma sono un po' indecisa, non so se mandare mio figlio o mia figlia a yoga perché poi stanno lì e fanno. Non è proprio così, mamme, non è proprio così. Anzi, in realtà lo yoga è bellissimo perché mi potete mandare sia tutti quei bambini belli, agitati, quelli della serie che proprio rotolano, saltano, urlano, fanno, e sia tutti quelli come la Isa, esatto, la Isa verrebbe, esatto, sarebbe in quella categoria, e anche tutti quei bambini che invece magari sono un po' più timidini, sono un po' più chiusi, hanno un po' più di vergogna a stare con i compagni. Quindi lo yoga è per tutti, proprio perché non stiamo lì a fare sempre om, ma va, non lo facciamo neanche, forse una volta all'anno. Ma noi lo facciamo perché ci piace sia fare tutte le cose per saltare, correre, giocare, rotolare, e sia tutte le cose per imparare a calmarci, a rilassarci, a respirare. Quindi si fanno un po' e un po'. Perciò in mezzo cosa c'è? L'equilibrio. Questo è lo Che scopo. Esatto, bello! questo è lo scopo dello yoga, quindi trovare l'equilibrio. Perciò tutti i bambini che sono più agitati di solito un po' si calmano e tutti i bambini che sono più timidini, ciao, ciao Barbara, tutti i bambini che sono più timidini invece di solito si aprono un po' di più e fanno anche questi giochi. Che bello! Quindi si può giocare, ci si può calmare e ci si può anche un po' agitare, però in modo controllato e magari appunto cercando di mantenere l'equilibrio, come dici tu. Esatto, perché cosa succede? Durante una lezione di yoga ci sono tanti momenti. Non è che si fa una lezione come in matematica in italiano, che si fa tutta l'ora matematica, tutta l'ora italiano.
Noi invece facciamo tante attività. C'è la parte iniziale che è di riscaldamento e dopo vi faccio vedere, però non ditelo, dopo vi faccio vedere. Allora. Sì, perché mamme tranquilli, cioè voi adesso potete commentare, farci delle domande sulla yoga, chiedere a Vanessa qualche cosa sui corsi, perché comunque lei a settembre, quando tutti apriranno le porte, farà delle lezioni, cioè quindi potete. Sì, noi siamo sicuri che sarà bravissima, se no le farà online per adesso, chi vorrà provare, quindi comunque dovete seguirla. E quindi, cioè nel senso, se volete fare delle domande dirette, potete farle, tanto io metto il click e gliele metto in sopravvisione. E poi Allora, dopo, adesso lei ci chiacchiera un po', così ci prepariamo, perché poi. Cioè, poi dobbiamo giocare con la yoga tutti assieme, perché l'abbiamo detto, noi stasera prima di andare a letto ci dobbiamo rilassare, trovare l'equilibrio per questa settimana che sarà stratosferica. esattamente, Quindi dici. esatto. Allora, all'inizio di solito, durante la lezione di yoga, c'è sempre del riscaldamento. In questo riscaldamento, quindi, c'è tutta la parte più agitata, dove si corre, si rotola, perché mamma e papà, per natura, i nostri bambini sono stati progettati proprio per correre, per saltare, per urlare, per rotolare. Tutte le cose che ci fa fare la Isa sempre quando facciamo animazione. Quella è la parte per cui i bambini sono proprio nati per quello. Quindi si fa sempre questa parte molto agitata, bella, allegra all'inizio. Poi piano piano cosa si fa? Durante la parte centrale della lezione si divide in diverse attività. Quindi a volte si fanno delle attività con le storie. Ci sono sia le storie con le asana sono delle posizioni dello yoga, che sono delle posizioni che riprendono la natura e anche gli animali. Quindi tutto l'aspetto del mondo, Bello! sì, molto bello. Dopo infatti lo vediamo, faremo anche noi. Vediamo gli animali! Faremo sì delle posizioni, super! Ma delle posizioni che sono adatte per tutti, eh? Tutti, tutti, per quelli piccolini, per quelli più grandi, tutti, non vi preoccupate, ce la facciamo tutti quanti a farla stasera, quindi l'ho pensata apposta apposta. Poi ci sono delle storie che si chiamano le storie per crescere, perché sono proprio delle storie per i bambini che servono a dare un bel messaggio, perché lo yoga dà un messaggio universale, che è quello della pace, dell'amore, di stare insieme, del benessere, e quindi sono queste delle belle storie. Poi ci sono i giochi per conoscerci, ci sono i giochi a coppie, sì, poi quando finalmente non avremo più questi distanziamenti, ritorneremo a fare anche i giochi a coppie, ma alcuni sono belli, Isa, perché alcuni si possono fare anche a distanza, come quello dello specchio. Se io alzo la mano, tu alzi la mano. Bravissima! Se io faccio lo puoi fare anche tu, hai visto? Se io faccio così, lo puoi fare anche tu, visto? Però Ecco. non le metto nel naso, io non le metto. No, 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 l'ho messo qua in mezzo. Quindi tutti possono fare questi giochi di coppia, si possono fare dei giochi invece dove ogni bambino è anche sul suo tappetino, si fanno i giochi di squadra, quindi non è noioso, non pensate che lo Ma yoga quindi sia un'oretta noioso. passa veloce, cioè una lezione di un'oretta per i bambini passa veloce, perché comunque mi hai detto che c'è questo inizio del riscaldamento che è divertente, Esatto, giocoso, dinamico. Quindi non è esatto. per niente l'idea che uno abbia yoga, home, anzi tutto il resto. Poi Vero. si procede con delle serie di attività che, come hai detto, quindi sono tipo di giochi a Sì, gruppi, a coppie, in altre forme esatto. che, vabbè, logicamente non ce le puoi rivelare tutte oggi, quindi con No, calma. non tutte. Magari chi vorrà ti potrà chiedere, anzi, così potrai fargli vedere Esatto. qualche lezione. Oggi già vedremo qualche cosa. Quindi, dopo le figure, le forme, tutto questo, cosa succede ancora? Cioè, come fai in un'ora a fare tutto? Cavolo! Sì, si può, anzi ti rivelerò di più. I bambini ogni volta che arriviamo alla fine della lezione mi dicono: "Ma già è finito!" Eh sì, quindi vi assicuro che un'ora vola. Dopo questa parte centrale c'è tutta una parte che arriva verso il rilassamento, quindi c'è una parte dove a volte facciamo dei canti, a volte facciamo anche sì, bellissimi dei balli, poi Ma se io sono facciamo. stonata? Non fa niente perché si canta tutti insieme, si canta tutti insieme e si cantano delle canzoncine che si chiamano mantra. I mantra sono delle
delle canzoncine che hanno delle parole, ok, che producono delle vibrazioni e produrre queste vibrazioni aiuta il nostro corpo a rilassarci, perché il nostro corpo è fatto di vibrazioni e quindi se noi ripetiamo queste paroline, queste canzoncine, poi iniziamo a rilassarci e prepariamo il nostro corpo proprio per l'attività del rilassamento. Wow. E cara Isa, ti dirò di più perché anche qui dobbiamo sfatare dei miti, perché non tutti sanno la differenza tra la meditazione, il rilassamento, la visualizzazione guidata. Aiuto questi paroloni! Ne so neanche una, io sono proprio zero, qua mi devi istruire. Che Va cos'è bene. la meditazione? È quando penso che devo andare a fare la spesa, che devo meditare, cosa prendo? Non proprio, No. anzi, è proprio il contrario, dobbiamo allontanare un po' via i pensieri. Infatti ve lo spiego proprio facile, facile, semplice, semplice. Allora, Dici. la meditazione di solito si fa in silenzio, si fa sdraiati ed è il classico quando tutti pensano che si sta così, più o meno, nel senso che dopo ve lo faccio vedere per un minutino, perché anche lì i bambini piccolini non riescono a meditare per tanto tempo, ma basta un minuto o due, perché durante la meditazione si respira profondamente, cioè si fa proprio, si inspira e poi si lascia andare. E questo ci aiuta a liberare proprio la nostra mente, Isa, perché devi sapere, sì, devi sapere che quando noi parliamo tanto, 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 io e te, Isa, parliamo tanto, 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 purtroppo il nostro cuore e la nostra mente non hanno il tempo di riposare. Quando Vero. noi invece siamo in silenzio, con gli occhi chiusi, le spalle rilassate, le gambe incrociate, la schiena dritta, tutta la nostra energia passa nel nostro corpo e il nostro cuore e la nostra mente possono comunicare. Quindi, Esatto. E quindi i nostri pensieri poi sono più belli, più positivi, più rilassati. È per quello che si dice sempre di respirare quando si ha un po' di ansia. Capita ai bambini a scuola, ma capita anche noi al lavoro. Capita anche alla Vanessa prima di collegarsi con la Isa che dice: Oddio, che ansia! E se mi fanno una domanda, aspetta che scappo. E quindi. A O sono le volte. domande Sì, che arrivano dopo, però tranquilla, per ora sono tutti bravi, ascoltano, quindi mi sa che sei stata super diligente. wow. No, però dicevo che quando si è un po' agitati, respirare, fare un po' di meditazione, anche un minuto, 2 minuti, seduti bene, vi aiuta tantissimo. E questa è la meditazione. Tutti noi dovremmo imparare un pochettino a farla, così saremo tutti un po' più felici. Ciao Thomas! Io lo so che c'è Ben anche il Gabriel lì. Ciao, ciao! Ciao Gabriel! Perché è una famiglia che conosco bene, quindi lo so che c'è anche questo Gabriel. E invece la visualizzazione guidata, che è un po' il rilassamento, si può fare anche da sdraiati, questo ci piace. Ci piace perché si può fare da sdraiati, si può ascoltare anche una musichetta, però mi raccomando, no, la musichetta rock, perché non è proprio quella la musica del. No, no, mi spiace, Isa, lo so che tu stavi già sparando house, tunes, tunes, rock and roll. No, dopo va bene, dopo che vi siete calmati, magari la potete ascoltare, Però però non questa sera, noi questa no. sera poi dobbiamo prepararci per andare a fare la ninna, quindi noi Esatto. rilassanti. Esatto. No, si ascolta sempre una musichetta molto rilassante. A volte ci sono i suoni della natura, ci sono gli uccellini, c'è l'acqua che scorre, ci sono le campane tibetane, ci sono tutti questi suoni che producono vibrazioni e quindi aiutano e favoriscono il sonno. Con il rilassamento e la visualizzazione guidata che faremo dopo, di Allora la solito. proviamo. Certo, proviamo tutto stasera. Facciamo il riscaldamento, facciamo le posizioni che si chiamano asana, ricordatevi questa parola, facciamo un po' di asana, facciamo
Facciamo un minutino solo di meditazione e poi un bel rilassamento. Però il tema lo diciamo fra poco, anche se chi ha letto il titolo lo sa cosa facciamo. Lo sa, lo sa, lo sa. Perché oggi abbiamo spoilerato, quindi in realtà c'è molta gente che lo sa. Comunque ti salutano. C'è Thomas che ti saluta e c'è anche Gabri che ti saluta. Allora, adesso, Ciao! se avete delle domande, fatele, vi raccomando. Se siete arrivati adesso, non vi preoccupate, Vanessa è pronta, disponibilissima, perché magari qualcuno non lo sa cosa sono le respirazioni, le si è dimenticato. Io lo ripetiamo. Esatto, glielo ripetiamo. Quindi noi facciamo dopo anche una visualizzazione dove voi state belli rilassati con gli occhi chiusi, non dovete fare niente. Io vi racconto un po' di cose che voi potete immaginare e che di sicuro vi aiuteranno a rilassarvi. Bene? Wow, sì, Super. sono molto, molto contenta. Vedi, questa è una cosa stupenda, non l'abbiamo mai provata. Stasera invece la proviamo. Che bello! Va bene, aspetta, mi sa che il mio orso lo devo tirare su perché si è spiaggiato. Lui era già stanco, devo tirarlo su. Aspetta, oh, no, ricordati che dobbiamo fare la ginnastica con la yoga. Aspetta, un po' sveglio, su. Si è un po' distrutto questo pomeriggio, l'ho fatto Hai fatto stancare. stancare, oggi c'era anche il sole, avrà sudato oggi. Chissà che corse, lo so, c'è il pelo, lo so, lo so. È Lo così. so, ma io non so se Ma lo allora, vedete, c'è anche ma lui, infatti eh. volevo chiedertelo, ma quello lì è un panda, è quello di Kung Fu Panda, è un amico, wow! Esatto, lui è un cucciolino di panda e io l'ho usato tantissime volte, la nostra mascotte l'abbiamo usato alle lezioni di yoga, perché panda, soprattutto al gruppo dei piccolini, perché dobbiamo dire anche questo, Isa, che facciamo lo yoga sia per i bambini piccolini, quindi più o meno dai 4-5 anni fino ai 7-8 il gruppo dei più piccolini e poi dopo c'è il gruppo dagli 8 ai 12-13 anni, ok? Quindi si valuta un po'. E poi ci sono i grandi. E poi ci sono i teenagers che loro però sono già più grandi, quindi loro non lo usano il panda perché loro sono già degli ometti e loro sono quelli da yo-yo e niente, quindi il pandino no, esatto. Ma poi si ritorna il pandino anche per chi è più, cioè, tipo quelli dai 60 in su, no? Sì, Pandino no. ma tanto comunque Guarda. gli animali e i peluscini piacciono a tutti quanti. E quindi il nostro amico Panda ci ha raccontato la sua storia, che ha conosciuto tanti animali, che viveva nella sua foresta di bambù. Quindi ci ha raccontato una bella storia, noi piccolotti. E quindi noi ogni volta che facevamo yoga e facevamo il saluto Namaskar, facevamo questo saluto e quindi c'era sempre il nostro amico Panda che chiedeva a tutti i bambini come stavano. E se volevano, sì, se volevano raccontare qualcosa, se volevano condividere un'esperienza, perché Isa, tu devi Allora, abbiamo sapere. Sara che ti Dimmi. saluta. Ciao, vero? Dicono che è vero, è tutto quanto quello che hai Eh detto. Sono sì. attenti, eh. Mamma Sara, se hai qualche domanda, dillo, ti raccomando, se magari Esatto. c'è qualche dubbio. E poi abbiamo 2 anni e mezzo, ma ci piace il panda. E ciao dalla Dudo. Ciao, Ludo! È vero, è il Mi panda. sembra giusto, mi sembra giusto. Vanessa, ma quindi anche la Ludo che è piccolina, che ha 2 anni e mezzo, può farlo, vero? Qualcosa Sì, con l'aiuto perché della mamma. allora c'è anche lo yoga al nido. Allora, la Vanessa, eh sì, perché adesso vi svelo questa cosa. Allora, la Vanessa è un anno e mezzo circa, un annetto, un poco più, che sta studiando ad una scuola di yoga bellissima. Allora, la prima volta, Isa, ti racconto, ho preso la valigia, sono andata in Toscana. Eh sì, in mezzo alla natura non funzionava neanche il wifi, bellissimo. E lì, Meraviglioso! meraviglioso, e lì ho imparato tantissime cose sullo yoga per bambini, perché era proprio una scuola di yoga per bambini. E lì Bello! ho imparato che esistono tante specializzazioni, anche lo yoga al nido. La Vanessa lo vuole fare, quanto prima lo farà. Quindi, non appena Isa prepariamo anche lo yoga al nido, facciamo anche quello. Subito, evento pronto, eh? Mi raccomando. Cioè, preparati, allora stasera facciamo le cose con la mamma e il papà, se c'è anche il papà, se no solo con la mamma, Va anche per bene. tutti gli altri piccolini. Poi però sappiamo che Vanessa quindi sta studiando, è sempre aggiornata, Esatto. quindi poco per volta arriviamo anche sotto i 4 anni, per adesso Perfetto, sopra. esatto. Quindi c'è lo yoga, è per tutti quanti, per tutti i bambini da 0 a 100 anni, tutti,
tutti lo possono fare, Ma solo quindi, che cioè, ma quindi vale anche per tutti i bimbi di tutte le età, abbiamo detto, prima cosa importante. Poi, esatto. vale anche per chi non è con la voce intonata, perché abbiamo detto che anche se facciamo... Va bene. Poi abbiamo Esatto. detto che, ma scusami, ma tipo, ma se io sono cicciottella e non sono molto snodata, che non mi allungo, ce la faccio lo stesso? Cioè, perché ho paura di essere Allora, tipo un robot. ti assicuro di sì, perché anche io che non sono magra magra, ho imparato e piano piano divento sempre più flessibile, che vuol dire che vado sempre più giù con le manine. Quindi riesco proprio ad arrivare ai piedi, mentre prima arrivavo con le mani alle ginocchia e sembravo un po' goffa. Invece adesso piano piano. Ai bimbi è anche utile perché comunque li aiuta nella flessibilità in tutto quanto quello che è. Esatto, Oh, sì. certo, perché chi fa yoga rinforza lo schema corporeo, quindi impara, i bambini imparano a riconoscere anche le varie parti del corpo. Infatti anche i piccolini come la Ludo può imparare benissimo tutte le parti del corpo, anche tutte le posizioni con tutti i muscoli che ci sono. Oh, Fantastico, vedi, ottimo. Quindi la perfetto. Ludo è già pronta la Ludo. Poi lo yoga aiuta anche a prevenire tutti i vizi posturali perché si fanno tante cose con la schiena dritta, si aprono le spalle. Voi dovete sapere che io prima avevo le spalle sempre così, sempre lavoravo tanto al PC. Poi, siccome io faccio anche la maestra, anche tra le tante cose, avevo sempre, sempre così. E invece ho imparato ad aprire bene le spalle, adesso mi fa molto meno male la schiena, quindi per i bambini è importante perché, care maestre che fate portare ai bambini le cartelle belle pesanti, no, adesso sono diventate un po' più brave alcune perché c'è il sottobanco e quindi lasciano anche a scuola, però dovete Ah. sapere che tanti anni di cartella fa molto male alla schiena, quindi fare yoga è importantissimo perché ci aiuta ad avere una schiena bella, dritta. E quindi ci aiuta tantissimo anche per quando saremo adulti, quindi è importante. Ma non solo, visto che Elisa parliamo anche di scuola, lo yoga è importantissimo e io lo faccio anche con i bambini più speciali, perché non lo faccio solo con i bambini a sviluppo normale. Io l'ho fatto anche con bambini con autismo, con bambini DSA, ADHD, che sembrano tante parolacce, in realtà sono bambini che hanno magari dei disturbi dell'apprendimento, che sono un po' più agitati e ho ottenuto tantissimi buoni risultati. Quindi aiuta tanto anche per l'apprendimento. Aiuta nei confronti della lateralità, la destra e la sinistra, perché durante le lezioni si impara anche a fare tante posizioni che sono divise a metà, quindi si fanno con la parte destra e la parte sinistra del corpo. Quindi veramente lo yoga ha tantissimi benefici, ci aiuta a respirare meglio, perché ci aiuta a essere più consapevoli del respiro, aiuta la nostra forza. Perché anche quando dobbiamo spingere con le braccia, con le gambe a fare la sedia, che non si sta seduti, si fa finta che c'è la sedia e quindi si tengono le gambe piegate e brucia tutto perché diventano belle, belle sode. E quindi aiuta la forza, come dicevamo prima, la flessibilità, quindi ti aiuta a allungare il corpo. Ci aiuta tante cose. Poi la cosa più bella, sai qual è? Ci aiuta a capire la lentezza, a essere più calmi, più rilassati, più positivi. Quindi ci aiuta in tante cose, Isa, devi proprio saperlo, sai. Ma quindi allora aspetta, ti faccio io una domanda, non lo so, un riassunto velocissimo, perché qua Super. abbiamo detto un sacco di cose e abbiamo scoperto realmente, cioè nel senso tutti quelli che erano all'ascolto, ma anche io che sapevo determinate cose, ma non ero così preparata. Cioè, comunque la yoga serve veramente tanto. Cioè, se gli vogliamo dare tre punti importanti, quindi come li riassumiamo? Cioè, Allora, alla fine. se vogliamo facciamo proprio la classifica. Allora, equilibrio. Quindi equilibrio perché è sia per bambini più agitati e sia per i bambini più introversi, quindi più chiusi. Perciò equilibrio sicuramente. Respirazione,
che è importantissima perché ci aiuta, come dicevamo prima, per l'ansia, ci aiuta insomma a rilassarci, a pensare più positivo e poi sicuramente ci aiuta anche per il discorso dell'apprendimento, della concentrazione e dell'attenzione, che sono Eh fondamentali per sì. la scuola, sono fondamentali per il lavoro, per stare bene, perché se si è davvero concentrati, si è meno stressati, si riesce anche a fare tutte le cose fatte bene, ok? Quindi sicuramente equilibrio, respirazione, poi la salute mentale, questo sicuramente è importantissimo per grandi e per piccini. Perfetto, quindi realmente la yoga unisce tutto perché unisce il corpo, unisce la mente e poi nel senso ti regala energia. Quindi Esatto. è la cosa più perfetta al momento che ci possa capitare in questa situazione in cui siamo stati Assolutamente. catapultati in tutto questo e quindi adesso dobbiamo anche trovare anche noi un po' di equilibrio, Un po' di pre-inizio equilibrio. anche. Magari iniziare questo percorso adesso può aiutare molti bimbi anche prima dell'inizio della scuola, ma anche i genitori. Oppure può essere un momento, cioè si può fare yoga mamma e bimbi, domanda, cioè nel senso, ma proprio come Esatto, lezione. anche questa è un'altra specializzazione che avrei dovuto fare, pensa un po', il 29 di febbraio, ma guarda caso è scattato tutto e quindi l'hanno rimandata all'autunno. Sì, praticamente la specializzazione si chiama Yoga Genitori Figli e Wow. permette proprio di fare delle posizioni, delle asana, come dicevo prima, anche a coppie, che aiuta anche il rapporto tra genitori e figli, perché spesso non si ha il tempo più che altro di qualità da trascorrere insieme perché si è sempre di corsa, si è sempre al lavoro e poi a volte i figli sono a scuola e magari i genitori sono di riposo, sono a casa, poi i figli sono a casa il sabato e la domenica, magari ci sono i genitori che lavorano. Quindi aiuta a fare anche questa pratica di yoga genitori e figli, aiuta tanto per la relazione, perché ci si diverte, ci si rilassa, si sta insieme, si ride, si gioca, quindi è bellissimo. Perciò anche quello, Isa, segnalo, appuntalo, perché anche per quello ci sarà un bell'evento, però quello lo facciamo in presenza, che è più divertente. Quindi aspettiamo che passi tutto, visto che io il corso poi lo faccio in autunno appena fatto, via, facciamo subito. Facciamo una prova, anche perché secondo me alla fin fine se i genitori con i bimbi riescono anche magari, cioè nel senso, magari fanno delle lezioni fisse, non so adesso sparo, quelle una volta al mese imparano e poi comunque possono anche applicarlo magari quando c'è il momento Esatto. di crisi, quando c'è il momento di ansia per altre situazioni, oppure anche proprio la sera magari per andare a letto, può essere un gioco, dirci va bene Verissimo. dai, questa sera facciamo questa posizione piuttosto che altro, anche perché le posizioni so che ci sono, poi Sì, non sì, lo sì, so. sì. Sì. No, no, ce ne sono anche tante. Io, per esempio, ho qui, e dopo vi faccio vedere bene, ho le cards e di cards ce ne sono tantissime, quindi di posizioni ce ne sono anche più di 50. Perciò, ora che le impariamo tutte, sicuramente, come dici tu, una volta che si imparano, poi si possono fare anche a casa. Infatti, io, Isa, avevo pensato anche prima di fare la nostra pratica di dare anche un bel suggerimento ai genitori, ma è un regalo, non è una cosa da maestrina che vengo lì a dirvi dovete fare, è un suggerimento, un regalo. Allora, per la nanna, soprattutto, vorrei darvi questo consiglio, cioè, come diceva prima la Isa, di creare una sorta di routine, nel senso di creare, come dicevamo prima, magari si impara la lezione di yoga genitori e figli a fare, non so, un percorso delle posizioni che ci rilassano e poi di riproporle prima della nanna. Infatti, la cosa che più piace ai bambini, certo, il bambino non te lo viene a dire, però lo vedi tu, mamma e papà, lo vedete nel suo comportamento. La cosa che piace di più ai bambini è la fiducia e la sicurezza delle abitudini. Infatti, avere delle buone abitudini prima di andare a nanna, che possono essere quindi, per esempio, la lettura di una storia, quindi la lettura di un libro, oppure, esatto, sì, ci piace tanto, oppure, per esempio, spalmarci magari una cremina, ma anche se non è vera, però farsi un massaggio anche insieme, farsi le coccole, oppure anche solo cantare, ascoltare queste musiche.
musichette, come vi dicevo prima, molto rilassanti, raccontarsi anche la giornata, quindi fare delle cose che ci fanno stare bene e che si fanno ogni sera prima di andare a nanna, aiuta tantissimo a rilassarci, addormentarci prima. E essere anche meno capricciosi e meno nervosetti, perché quando ai bambini gli si cambiano un po' le abitudini, soprattutto quando sono piccoli, quindi mamma di Ludo, ormai ho preso la Ludo e quindi adesso la prendiamo come esempio. Quindi, Ma lui è un ma sono sicura che la mamma di esordio. Ludo è avantissima. Quindi mi raccomando a tutte le mamme che hanno i bambini piccolini, se noi gli sbagliamo un po' l'abitudine, è chiaro che possono essere un po' più capricciosi e più nervosetti. Invece se noi ogni sera, non deve essere una cosa di un'ora, bastano 10 minuti, 15 minuti ogni sera, si fa un rituale che è sempre uguale, quindi può essere la storiella, le coccole e si va nanna, oppure la musichetta, la cremina e si va nanna. Possono aiutarci appunto a trovare il nostro equilibrio, quindi a stare meglio, sicuramente. Quindi questo è un suggerimento che vi do proprio col cuore e non con la pretesa di dire adesso è arrivata la maestrina. No, non è arrivata la maestrina, è proprio col cuore. Quindi questo va bene Buon anche per gli adulti, fratello. Isa, anche tu, qua prima di andare a nanna, se fai sempre le stesse cose, se leggi o non lo so, ti spalmi la cremina, no, lei prepara le animazioni per il giorno dopo, così salta ancora di più e si agita. Perfetto. No, ma guarda Vanessa, è vero, cioè nel senso io sono proprio onesta, questa conoscenza a me porta molto di positivo perché comunque veramente è un mood che con questa quarantena Vero. sono stata costretta a bloccarmi, cosa che per me non è semplice. E per riuscire a superare determinati attacchi che avevo di agitazione, per il fatto che comunque la mia vita è cambiata tanto, molte cose, cioè nel senso anche quello che per me era quotidiano non lo è più, Esatto. imparare a fare qualche appunto lezione, qualche visual che appunto ho provato a fare, mi è servito, per quello che mi ci sono avvicinate, poi volevo assolutamente farlo anche per i bimbi, perché mi rendo Esatto. conto in primis del valore, Vero. soprattutto... ha funzionato su una persona catastrofica e dinamica come me, figuriamoci con altri. È Quindi vero, sì, è vero, è vero. sentiamo. E poi comunque anche il discorso, è vero che tanti hanno parlato un po' del problema dell'online, però dopo non entriamo in discorsi troppo pesanti, No, no. perché noi adesso ci dobbiamo divertire, fra 5 minuti ci divertiamo. Però Iniziamo. volevo dirvi che l'online può aiutare, come in questo caso, anche a fare delle lezioni di yoga che possono tenerci in relazione. Quindi è vero che in presenza è tutto più bello, la Isa è più fantastica, più allegra, anche io mi vedrete adesso, io spero, infatti è per quello che ho preso le carte, perché così con le carte li vedete tutti interi. Magari a me non mi vedete proprio tutte intere, so che questo è il problema dell'online. Però se ci possiamo divertire lo stesso, facciamolo anche online, vero? Su via, facciamolo Ma anche qui poi è un online. modo per conoscerci, alla fin fine le persone non tutti ci conoscono, quindi in questo caso Esatto. così ci vedono un po' dal vivo e magari possono trovare una simpatia, e speriamo di essere simpatiche, Dai, un pochino, ma lo un pochino. sappiamo, dai, lo sappiamo, Sì, e dai. quindi poi magari appunto interessarsi alle nostre pagine perché l'obiettivo di tutti è cercare di essere utili, cioè sia io che Vanessa siamo persone che si mettono a disposizione, lo posso dire senza ombra di dubbio, lei sta Esatto. regalando un sacco di attività, un sacco di eventi, un sacco di cose particolari sulle sue pagine e come ha detto prima, non si è raccontata tutta, ma vi dico un paio di cose. Effettivamente lei è una maestra, ma è una mia insegnante di yoga, è una persona splendida, un artista, perché è anche veramente così, e poi è proprio una bella persona. Quindi circondarsi di belle persone ti aiuta, ti illumina e regali più energia. Quindi vi raccomando, seguitela perché vi regalerà un sacco di perle su tanti fronti e poi le dona col cuore, cioè senza nessun tornaconto, Che veramente. tesoro. Speriamo di esservi utili. E la stessa cosa Quindi. posso dire anch'io della Isa, quindi mi raccomando, anche tutti quelli che stanno seguendo, che mi conoscono me, non conoscono la Isa, andate subito a vedere perché lei fa delle feste di animazione, che infatti quando ho conosciuto lei,
io facevo un po' l'animatrice e poi mi sono detta, vabbè Vanessa, scansati perché c'è la Isa. Quindi io mi sono dedicata ad altre cose e ho lasciato assolutamente lei. Infatti io dirottavo le mie mamme e dicevo, no, no, andate dalla Isa perché io adesso mi sto dedicando ad altre cose e so che lei è un fenomeno. E infatti così è stato. Tutte le mamme che sono venute dalla Isa, che mi conoscevano, mi hanno detto, grazie per fortuna che mi hai mandato dalla Isa. Ci divertiamo adesso? Sono pronta. Super! Allora, Io vediamo, tu posizionati sistemo la location lì. anch'io. Brava. Allora. Io dico a tutti quello che devono prendere perché noi oggi l'avevamo detto. Esatto. Allora, ve lo dico, c'è da prendere i piedini vuoti, quindi togliete i calzini, chi ha i calzini, togliete i calzini. Esatto. Mettetevi tutti comodi, se avete il pigiamino, mettete anche il pigiamino che tanto poi andiamo a fare Va la macchina. benissimo. Allora, il mio amico Orse è qua vicino perché io volevo fare lezione con un amico e allora ho portato il mio amico Orso e il panda, vedi, si salutano. Esatto. Ciao! Poi c'è un tappetino, non so se avete notato, ma qua a terra io ho messo un tappetino. Anche Se non io. avete il tappetino, Vanessa ha detto che possiamo usare anche un telo da mare, un asciugamano, Esatto, ok? esatto. Oppure potete stare sul letto, però ve lo dico, non è comodissimo il letto, No, pedistelo appunto va no, bene. magari dopo. Sì, perché Isa, dovete sapere tutti che noi oggi ce ne andiamo al mare! Oggi tu, Isa, lo sai che oggi è il primo giorno d'estate? Dobbiamo andare al mare per forza, per forza. Aspetta che mi metto gli occhiali da sole che sono pronta, devo anche Bravissima! Allora, io ero prendere la crema, eh? Aspetta. indecisa se fare la mamma fashion, quindi così la mamma fashion, oppure vabbè, dai, un po' più seriosa. Altra Sì, fashion. va bene uguale, sei sempre bellissima. Noi però, bimbi, ve lo diciamo anche voi, tutti, occhiali da sole, tappetino, piedini nudi e la crema. La Esatto, vostra crema. iniziamo subito infatti, siccome andiamo al mare, la borsa con la Isa l'avete appena preparata, anzi Isa, se ti viene in mente altro, non so, pinne, occhiali, Cucine, esatto, tutto, se volete canna da portarvi, pesca, prendo perfetto, anche, porto la schiscetta con la secchiello, pappa, la porto, panino. porta la schiscetta, sì che poi ci viene fame, mi sembra giusto. Mamme, quello che volete portarvi, il libro. Ciambellone, Tutto, il ciambellone, materassino. lettino, tutto. Allora, Perfetto. iniziamo, vediamo se mi vedete, mi sentite? Sì. Ci Allora, siamo. per chi ce l'ha davvero, ne usa proprio un pochino. Per chi non ce l'ha, facciamo finta, non fa niente, tanto facciamo finta anche di avere il costume, di essere tutti magri a posto, prova costume superata, tutti. Allora, bambini, prontissimi, ci spalmiamo un pochino di crema. Iniziamo super energici, super super prima la spalmiamo tra le mani, così Io. ci scaldiamo bene bene benissimo, pronti Da pronti me. pronti 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 e poi super spalmata, ma energica Isa, ti voglio energica prima di un braccio, poi di un altro braccio. Bene bene bene, perché hai presente la patina bianca che si crea con la crema solare? Ecco, deve andare via. Quindi Vado. super energica. E poi dopo passiamo al petto. Bello, energico, le spalle, perché mi raccomando, quelle si scottano sempre. Quindi le Vero, vero. spalle, mi raccomando. Poi bene il viso, facciamo bene, Aspetta. che dobbiamo diventare belle, eh? Quindi mi Bimbi, raccomando. tirate, tirate, no, ma Esatto. Dove ci tu. sono i baffetti, dove Baffetti. c'è il Ma i bimbi non naso. ce Vabbè, qui sotto un vento. Bene, bene. Ma strofinare li hanno i baffetti, naso. Sì. bene, anche qua sopra la fronte. Ma poi voi l'avete mai messa la crema alle orecchie? Anche la crema alle orecchie. Facciamo un bel massaggino Ma che alle orecchie. Sì, bene, bene, bene alle orecchie. massaggino Bene. alle orecchie, non l'avevo mai fatto. Sì, e poi dopo alla pancina, ma voglio vedervi bene, alla pancina, shakera, 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 shakera. Bene, 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 i fianchi, bene, 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 i Pronta. fianchi. E poi qui, al sederino ci arrivo, aspetta, aspetta, prima le cosce, facciamo bene le cosce,
Vieni, vieni, shakera, 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 shakera. E poi, come dice la Isa, sederino, ma shakera, 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 sederino. Forza, shakera, 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 shakera. Salta, 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 salta,
Andiamo. Attenzione, ci mettiamo la crema anche qui e per farlo ci pieghiamo un pochettino. La schiena bella dritta, mi raccomando, anche dietro. Dietro, mi raccomando, bene, bene, bene. E quando la vogliamo mettere ai piedi, sapete cosa facciamo? La mettiamo ai piedi, ci accovacciamo e andiamo su. E poi ci accovacciamo e andiamo su. Ci accovacciamo, mettiamo la crema ai piedini e andiamo su. Adesso lasciamo la testa giù, srotolo piano, piano, piano. La testa è l'ultima che sale. Ok, ma la crema l'abbiamo messa dappertutto, controllate se avete messo. Secondo me sono perfettamente messa. Perfetto. Adesso siamo arrivati in spiaggia, cara Isa, ma c'è un problema, perché il mare è giù là, lo vedi com'è lontano? È lontano. Oh, ma vedi, qualcuno ha detto che invece domani va al mare. Come, ma pensa a te, domani va al mare, ma allora domani mi raccomando, guarda, ce l'hanno detto loro, noi domani andiamo al mare ad avere a posto, sono preparati. Perfetto, allora domani prima di andare al mare vi voglio vedere a shakerare e a mettere la crema, ok? Allora, siccome il mare è lontano lontano, dobbiamo arrivarci, ma attenzione perché la sabbia scotta e quindi corro, inizio a correre. Aspetta, aspetta, corro, aspetta, aspetta, corro, corro. Corro, 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 corro. Attenzione che scotta. C'è l'ombra, salto sull'ombra. E poi corro, corro, corro e salto sull'altra ombra. E corro, 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 corro e salto sull'altra ombra. Oddio, scotta, scotta, scotta. Attenzione, attenzione. Corri, corri, corri. Isa, c'è il chiosco dei gelati, bambini. Andiamo a prendere. Corri, corri, corri. Momento. Andiamo a prendere il gelato. Che gusto lo vogliamo cocco. Prendere? Fragola, cocco, cosa vuoi? Io cioccolato e fragola. Cioccolato e fragola. E lo prendiamo anche a gusto yogurt e cocco. E va iniziamo. Bene. Allora, vai. Lo lecchiamo un pochettino perché ci piace un sacco. Però la sabbia scotta. Allora, corro, corro ed ecco, ecco. Corro, corro ed ecco, ecco. Corro, 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 corro. Siamo quasi arrivati al mare, ma per arrivare lo vedi? Sì, per arrivare sono. Dobbiamo fare un tuffo. Sei pronta a fare il tuffo? Allora, pronti? Pronta! Partenza! Via! E di nuovo! Pronti? Pronta! Pronta? Partenza! Sì. Via! Oh! Ho trovato i pesci io! Adesso andiamo dai pesci, l'ultimo! Sei pronta? Vado. Pronta? Pronti? Via! Oh! E adesso tuffiamoci! Nuota Isa! Nuota anche bambini! Possiamo a ranocchio? Ma cosa vedi tu? Cosa vedi nell'acqua? Io vedo una sirenetta! Wow! I pesciolini! Wow! Che bello! Attenzione, ci sono gli squali! No! 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 Attenzione! Nuotate, state ben attenti! Ma siccome mi piace nuotare bene, faccio anche con i piedi, con le gambe, nuoto bene, nuoto, nuoto! Nuota! Adesso usciamo fuori dall'acqua, ma c'è un po' di venticello. Brrr, ci asciughiamo! Asciugatevi! Asciugati! Asciugo! Bene! Asciugata tutta! Avete visto che il riscaldamento è bello energetico? E questo è solo una piccola parte. Una piccola parte. Bimbi, siamo andati al mare, siamo tornati, visto che roba. Sì, ma adesso dobbiamo fare un po' di posizioni
proprio legate al mare. Siete pronti? Allora, Sì. la prima posizione che facciamo si chiama posizione del sole. Allora, io ve la guiderò, però è questa qui. Allora, ci mettiamo sull'asciugamano, sul tappetino. Sì. La ripetiamo 3 volte. Allora, divarichiamo le gambe e divarichiamo le braccia. Guardiamo Sì. verso l'alto e catturiamo tutti i raggi del sole. Poi ci chiudiamo, chiudo le gambe, chiudo le braccia e mi nascondo come se volessi tramontare. Di nuovo mi riapro, divarico le gambe, apro le braccia e guardo verso l'alto. Inspiro ed espiro e di nuovo mi chiudo. Tramonta il sole e l'ultima volta mi riapro. Divarico le gambe, apro le braccia, guardo verso l'alto, catturo tutto il sole che posso e richiudo la posizione. Restate lì, vi faccio vedere la prossima. La prossima posizione, sì, brava Tuisa, ce lo scrivi. È Esatto. l'esercizio dell'energia. Ve lo faccio vedere una volta e poi lo facciamo insieme. Ricordatevi sempre di inspirare ed espirare. Esercizio dell'energia. Ci Abbiamo mettiamo. sbagliato a scrivere, ma l'avete capito. Perfetto. Fa niente, fa niente. Ci mettiamo sul tappetino e potete scegliere di alzare la gamba che volete. L'importante è che usate il braccio opposto e l'avambraccio va a toccare la gamba e giù. Cercate di guardare in un punto fisso così non perdete l'equilibrio. Dall'altra parte alzo il ginocchio, metto l'avambraccio sopra il ginocchio e giù. Vediamo chi riesce a mantenere l'equilibrio. Di nuovo alzo la gamba bella in alto, braccio opposto. E giù. Dall'altra parte alzo il ginocchio, braccio opposto e giù. L'obiettivo è quello di portare la gamba più o meno all'altezza dell'ombelico. Quindi l'ultima volta alzo la gamba, avambraccio, cado giù. Dall'altra parte alzo la gamba, avambraccio e giù. Bravissimi, io vi vedo, siete proprio Guardi, bravissimi. Bravissimi. bimbi, chissà voi come siete più bravi. E il prossimo è il saluto del sole, ma quello facile, facile, facile. Ok, così lo possono fare tutti. Lo vedete dalla carta com'è? Saluto al sole. Bello! Allora, ve lo faccio vedere prima da vicino. Si parte con le mani, quindi con i palmi uniti. Quando vi dirò di salire in alto, le mani diventano così, intreccio i pollici, tengo solo l'indice e tutte le altre dita sono intrecciate, un po' come le Charlie's Angels. Ok? Quindi, Wow! bellissimo. Allora, parto da qui con i palmi uniti, porto in alto le braccia, come vi ho fatto vedere, pollici intrecciati, dita su. Faccio un bel triangolo e catturo il sole nel mio triangolo. E Wow! giù. Ok, lo faccio più da vicino così mi vedete. Sì. Parto con le braccia, ok? Cioè, scusate, con le mani, i palmi delle mani uniti. I gomiti non sono così, ma sono belli alti. Quando porto sulle braccia, voi state in piedi, io è per farvelo vedere. Intreccio i pollici, intreccio l'indice e tutte le dita, ok? E faccio un bel triangolo e guardo su, catturo il sole, inspiro ed espiro e porto di nuovo i palmi giù. L'ultima volta lo faccio da qui. Allora, palmi, mano contro mano, porto su, vi ricordo, intrecciate i pollici, indice che guarda su. Sguardo che guarda su, catturiamo il sole
e lo portiamo al nostro cuoricino. Bravissimi! Abbiamo finito le... Dimmi! Ho preso il sole! Bravissima! Infatti adesso abbiamo finito le posizioni del sole perché è arrivata una leggera brezza e facciamo la posizione del filo d'erba. Il filo d'erba. Poi ci potete dire anche la posizione che vi è piaciuta di più, così la Isa che ve le scrive almeno sapete come sono. Ok? Allora, questa è molto bella e facile facile. Sì, perfetto, perché ci mettiamo sul tappetino, apriamo leggermente i nostri piedini, proprio leggermente, ok? Per mantenere l'equilibrio, possiamo chiudere gli occhi e ci lasciamo ondeggiare dalla brezza del vento. Ondeggiamo, teniamo tutti i piedini belli saldati sul pavimento. E ondeggiamo come se il vento ci volesse trasportare lontano. Ci sentiamo leggeri, leggeri, leggeri. Che bello questo venticello! È Molto fantastico! bello! Molto lentamente ritorno al centro, mi fermo. Apro gli occhi e chiudo i piedini. Bravissimi! Ma nel frattempo, sulla spiaggia, bambini, Isa, io ho visto un gattino! Facciamo la posizione del gatto! La posizione del gatto. Allora, ci mettiamo, io vi faccio vedere bene, sul tappetino. A quattro zampe, le mani sono belle saldate, ok? Anche i piedi, le ginocchia ben saldati, aperti, ok? Allora, come il gatto, inspiro ed inarco la schiena, faccio un bel sorriso con la schiena, espiro, butto fuori l'aria e faccio la gobba del gatto e guardo verso la mia pancia. Di nuovo. Inspiro, guardo su, inarco la schiena, espiro, gobba, guardo l'ombelico. L'ultima volta, inspiro, sorriso nella schiena, espiro, gobba. Bravissimi! Voi adesso... Bello! Voi bambini restate a quattro zampe! Perché io e Isa vi facciamo vedere che insieme al gatto c'è anche un bel cagnolino. Allora, di nuovo, a quattro zampe, ci mettiamo a quattro zampe. Attenzione, guardate com'è birbantello questo cagnolino. Punta i piedi, ok? E guarda il mondo a faccia in giù. Tiro sul sedere, inspiro ed espiro giù a quattro zampe. È un po' sì, perché adesso vi faccio vedere cosa fa. Ritorna a fare il cane a faccia in giù e questa volta muove anche le zampe. Piega un ginocchio e poi piega l'altro. Piega un ginocchio. E poi piega l'altro e giù. L'ultima volta. Pronti? L'ultima volta, eh? Vado. Sul sederino, su. Il mondo a faccia in giù, che bello. E torno giù. Ma siete stati bravissimi. Adesso voi restate lì. Io e la Isa vi facciamo vedere che il cagnolino ha Adesso visto una farfalla! Ok, vi sedete sul tappetino per fare la posizione della farfalla. Allora, siamo quasi alla fine, eh? Piede, contropiede,
la pianta contro pianta, apro bene le gambette, quello che riesco, ok? Se riesco, con le mie mani prendo i piedi, se non riesco, prendo le caviglie. L'importante è che la schiena sia dritta, quindi quello che preferite voi. Con le gambe faccio finta che siano le ali di una farfalla e inizio a molleggiare. Mu, che bella farfalla, Isa! Mi piacciono Ok, poi la farfalla è stanca, chiude le ginocchia e si chiude. Poi si schiude di nuovo, piede contro piede, schiena dritta e molleggio. Non importa dove arrivano le ginocchia, l'importante è che la schiena è dritta. Poi la farfalla è ancora stanca e si chiude. Ricordatevi di respirare. L'ultima volta. Piede contro piede e molleggio con le ali della farfalla. Ma che belle farfalle! Ma siete bravissimi! Secondo me sono proprio Allora, bravi. bravi, bravi! Allora, voi bambini, restate seduti perché Sì. adesso facciamo l'amico L'amico del da silenzio. silenzio. Dopo Oh. aver giocato ed esserci tuffati, aver preso tanto sole, adesso dobbiamo respirare l'aria del mare. Allora, io vi dico come fare, ok? E voi mi seguite. Allora, ci sediamo con le gambe incrociate. Le mani le mettiamo sotto la mano destra e sopra la mano sinistra. Schiena dritta. Chi riesce, se no è uguale. Poi chiudo gli occhi. Faccio tre inspiri e tre ed espirazioni. Quindi inspiro una volta con il naso lì in su. Butto fuori. Ancora una volta inspiro, butto fuori, un'altra volta inspiro, butto fuori e ci rilassiamo un attimino. Rimaniamo in questa posizione, continuiamo a respirare. Ci siamo rilassati al mare, ci siamo divertiti. Lentamente riapro gli occhi, posso mettere le mani sopra la sabbia perché siamo ancora al mare e piano piano dalle ginocchia voi bambini vi sdraiate a pancia in su, anche tu Isa, perché io adesso vengo lì. E vi racconto intanto che voi vi sdraiate a pancia in su. Gli occhi sono chiusi, ve lo faccio vedere una volta. Allora, Cosa questa è la mettiamo a fare? posizione del bambino che dorme. Vi mettete a pancia in su con le Ok. mani rivolte verso l'alto, gli Ok. occhi chiusi. Belli rilassati, io vi racconto una storiellina. Siete pronti? Ora che siamo belli sdraiati sulla sabbia, abbandoniamo le braccia e le gambe pesanti. La sabbia ci sostiene. Il sole riscalda il nostro viso. Il venticello accarezza la nostra pelle. Sentiamo il profumo della crema solare, il profumo del mare.
Stiamo davvero bene. In questo momento sentiamo qualche voce in lontananza, ma le voci sono lontane. Quindi ci rilassiamo profondamente. Senti come il tuo corpo aderisce a terra e come è dolce il tuo respiro. Il suono delle onde ti culla. Piano piano il mare avanza e le onde toccano leggermente i tuoi piedini. Senti il contatto rilassante dell'acqua anche lungo le gambe e ti lasci andare. L'acqua arriva a metà schiena. E ti lasci ondeggiare. Piano piano raggiungi anche le spalle, il collo, sostiene la testa e tu galleggi tranquillamente. Ti affidi al mare. Senti l'acqua tiepida sotto di te. Il sole ti scalda, il vento ti accarezza. Lentamente iniziamo a muovere le dita dei piedi, i polpacci, le gambe, poi le anche e il bacino, leggermente anche il sederino e la schiena. Poi iniziamo a muovere lentamente le dita delle mani. Gli avambracci, i gomiti, le braccia, le spalle. Molto lentamente muoviamo anche la testa, il collo, girando a destra e a sinistra. Piano piano, quando te la senti, ti giri su un fianco, quello che preferisci. Puoi restare lì qualche secondo. E piano piano, in silenzio, ti risiedi. Quando sei seduto, facciamo insieme il namaskar. Piano piano, alzatevi pianino, lentamente. Piano piano, facciamo il namaskar. Che si fa così, con le mani giunte come abbiamo visto prima, le portiamo alla nostra mente, diciamo con la mente e con il Con la cuore, saluto l'amico che è in te. saluto l'amico che è in te. Bravissimi! Ma Bello! siete stati bravi! Sì, qualcuno ci ha anche scritto, ma non riusciamo a gironzolare da tutte le parti, scusateci. Ci hanno detto brave, grazie, bravi. Speriamo che vi siate divertiti questa sera, che vi siete un po' rilassati, che anche i bimbi adesso siano pronti per andare un po' a letto, Esatto, sì. Esatto. rilassatissimi. Io mi rimetto il mio cerchietto proprio, perché sennò non mi sento normale. Allora, innanzitutto, ma adesso quindi possiamo anche mettere il pigiamino e andare a fare la nanna. Sì, adesso sì, potete andare a fare la nanna, tutti quanti. Che bello, wow, mi sento tutta profumosa, è stato bellissimo. C'è anche la Sara che ci ha detto che siamo state bravissime. Speriamo che i bimbi siano stati bravissimi. Noi vogliamo sapere di loro perché noi non ci interessa, eh. Noi speriamo Esatto. che i bimbi si siano divertiti, che abbiano fatto questa esperienza con qualcuno di voi a casa e che la vogliano riproporre altre volte, così sarà un Esatto. po' tutto. Anche perché è stato bellissimo, cioè grazie infinite. Che Vanessa, ma bello! glielo diciamo che c'è anche una sorpresa che abbiamo voluto fare, Esatto, sì. un'altra. Allora, glielo diciamo perché Gabriel può confermare. Quando finivamo le nostre lezioni, la Vanessa di solito dava un bel mandala da colorare. Però, Isa, online, come faccio a farvi colorare il mandala? Io i pennarelli qui
Ce li ho, ma come facciamo a colorare? Non si colora. Allora, sapete che cosa Come abbiamo pensato per voi? Allora, ho creato sul canale YouTube Van Education. Se tu, Isa, riesci a scrivere Van Education, riesci a scriverlo così, sanno di sicuro Certo, come te lo si mettiamo scrive. subito, Si guarda, facciamo scrive subito. Van Education perché tanti non lo sanno come si scrive. Se voi Sì. andate sul canale YouTube, ma poi la Isa quando finisce la diretta vi lascia anche il link diretto, c'è Esatto, un video, all'education. perfetto, c'è un video che l'abbiamo fatto apposta per voi per creare il vostro mandala online. Quindi ogni bambino online si può fare il suo mandala. Per chi non sapesse cos'è il mandala, sono tutti quei Brava. segni. Esatto, sono tutti quei segni che si trovano in cerchio, quindi c'è un centro e tutti i disegni attorno, ok? Lo potete creare come più vi piace, ma se per caso oggi stasera non avete tempo, ce ne sono già due pronti che potete scaricare e che potete colorare. Se no, domani con calma, domani mattina, domani pomeriggio, quando volete, andate sul sito che vi ho scritto nel link e potete andare a creare il vostro mandala, poi lo scaricate e lo colorate, va bene? Se poi lo volete condividere con noi sulle nostre pagine, va benissimo, ne siamo felicissimi. Se no, lo tenete per voi e va bene lo stesso. Oppure per chi vuole essere un po' privato ci può mandare un messaggino. A noi ci fa tanto piacere ricevere i messaggini con le foto, quindi non vi preoccupate. Poi Esatto. il mandala ve lo dico, non è che lo fanno solo i piccoli, eh. Può essere un bel No. modo la sera, al posto di fare il cruciverba, uno colora il mandala e si rilassa. E poi dopo Esatto. li può appendere, può tenerli sul libro. È proprio un Vero? modo molto bello, un'altra routine che si può adottare per dei Esatto. momenti un po' di stress. Esatto. Quindi, ragazzi, è passata più di un'ora, siete Vero? stati con noi, quindi cioè, grazie perché comunque online è un'altra cosa. Io Esatto. spero che quello che appunto vi abbiamo raccontato, meglio che Vanessa vi ha raccontato, perché comunque lei è stata la nostra esperta di oggi. Io ho fatto la valletta e ho fatto Bravissima, l'esercizio. super Grazie. bravissima. Brava, E brava, allora complimenti. speriamo semplicemente che vi siate divertiti e che possa entrare a far parte di voi questa piccola novità della yoga che magari qualcuno non conosce, o se qualcuno la conosce perché appunto ci conosce, conosce Vanessa, continui la diffonda perché comunque è una cosa bellissima e quindi per fortuna hanno inventato queste giornate mondiali che così ricordano un po' alle persone le cose che alla fine Esatto. fanno bene. Quindi vi raccomando, cerchiamo di fare il bene perché la vita è una. Dobbiamo cercare di godercela al meglio, per quello che Verissimo. possiamo. Anche perché abbiamo notato che la yoga è la cosa bellissima, anche questa, glielo vogliamo dire. Eh Cioè, sì, posto zero, tappetino, l'energia, il flusso, cioè, tutta la respirazione, cioè, è uno sport perfetto, anche possiamo dire. Cioè, Esatto. che poi possiamo definirlo sport, è giusto o sbagliato, magari, più no. Allora, di solito si chiama attività ginnastica del benessere, perché più appunto viene definita anche dal CONI una ginnastica e non è proprio uno sport perché ci sono altri tipi di regole, però devo dire che a livello di completezza c'è, perché si lavora con tutto il corpo e come dicevamo prima, si lavora con la mente e con il corpo, quindi meglio di così proprio non si può. Perfetto, top top. Quindi io e la Isa, se avremo possibilità, lo faremo più avanti, quando si potrà, lo faremo. Va bene? Sì, poi comunque se vi è piaciuta la diretta e avete piacere, basta che ce lo scrivete nei commenti. Io sono sicurissima che durante quest'estate magari potrebbe capitare che se vi è piaciuto potremmo riorganizzare qualcosa. Speriamo sempre dal vivo. Quindi se Esatto. arriverà il modo, Vanessa lo sa che io la chiamerò subito ovunque in un parco dove sarà possibile, lo faremo subito dal vivo. Se non Esatto. sarà possibile dal vivo, magari organizzeremo qualcosa di diverso. Quindi Esatto. Speriamo che questo momento sia veramente piaciuto. Ditecelo che ci farà solo piacere. E noi adesso battiamo il 5. Ti va? Sei Spolliciate, pronta? spolliciate, mettiamo il Pollicione. 5. Pronti? Ciao! Bimbi, buona serata. Ciao Vanessa, Ciao, grazie di buonanotte, tutto. grazie. Un Ciao, bacio a tutti ciao. i bimbi. Ve li sentiamo tutti. Ciao. Tacchete.